buonasera e ben ritrovati alla puntata di Sport Iguli a giovedì, intorno alle 21:40 come al solito, poi nelle varie repliche anche domani intorno alle 14:30. Questa sera parleremo di bocce, lo facciamo con la società gloriosa Chiavarese, la Bocciaffiola Chiavarese, e poi andiamo nel campionato di eccellenza con Sesti Levante. C'è stato diciamo uno scontro al vertice tra Sestri e Imperia, finito 1-1. Abbiamo i protagonisti questa sera qua negli studi per parlarne, ma parleremo chiaramente anche delle prossime partite. Tanto un saluto, grazie per essere qua, ve li vado a presentare. Abbiamo un campioncino di 12 anni che è Matteo Ravera, 8 anni, fa l'under 12, ho capito. 8 anni, Matteo insieme a papà. Con Antonio Ravera, che insomma, per anni sempre nella bocciofila chiavarese e grande appassionato di questo sport. Ciao Matteo, Buonasera, buona serata a tutti. poi chiacchieriamo. E poi andiamo per il grande calcio. Questa sera abbiamo Alberto Ruvo, che è l'allenatore del Sesti Levante, Buonasera. insieme a due pilastri, diciamo dalla difesa, no? Perché abbiamo il difensore Leonardo Puricelli insieme Buonasera. al portiere Aaron Confortini. Buonasera a tutti. Ok, benissimo. Allora, poi avremo anche due telefonate, abbiamo un servizio, insomma faremo i nostri 40 minuti circa insieme. Intanto, Matteo, allora cosa ci dici delle bocce? Diamo la Allora, precedenza al più giovane, che ogni venerdì mi alleno con la Iosella, eh? ogni domani sera, con gli altri bimbi della Cavese. Insomma, dicono che sei bravissimo. È vero o no? Sì. Under 12, perciò Sì. giochi con dei più grandi. Eh? Bene. E papà cosa dice? Papà è vecchio per giocare, quindi comincia a fare l'accompagnatore, Mi sa che lo giustamente. comincia a battere Matteo, oppure Assolutamente sì. Dimmi un po', eh? E abbiamo scoperto questa sera, qualche minuto prima della puntata, che anche il nostro Alberto Ruvo, allenatore del calcio, uno che ha sempre giocato e seguito sempre il calcio, insomma, si intende di bocce. Sì, quando ero forse un po' più grande di lui giocavo, sai, io in un paesino giocavamo un po' tutti a bocce, poi ho fatto anche qualche torneo nella Val Fontana Buona, che allora non so se ancora oggi, ma era il regno delle bocce, quindi i tornei si svolgevano tutti là e qualche volta sono andato. Non voglio chiedere sia a Leonardo che a Aaron per le bocce, perché adesso stasera no, non è che a caso, Alberto va bene, ma tutti non abbiamo, però è uno sport che specialmente poi nei campionati mondiali, eccetera, e l'Italia comunque ha sempre avuto degli ottimi giocatori, non ultimo uno che forse sentiremo poi in puntata, perciò se ne sente anche, no? Voi sapete qualcosa? No. No, non molto, no. Di bocce. Vedo molto praticato qua in Liguria, nelle Eh sì, zone. anche perché poi si fa un po' a tutta l'età, abbiamo qua un ragazzino di Assolutamente. 8 anni, ma si Si vedono anche gioca le fino a persone 90 molto, anni, sì, fino a 90 anni, cioè assolutamente, finché sì. Assolutamente, assolutamente. sì. Alberto, sulle immagini di domenica scorsa, grande tifo, grande ambiente a Sesti Levante, l'Imperia però è stato un osso duro. Sì, come immaginavamo, nel senso sapevamo che era una partita difficile contro una buonissima squadra, una squadra molto fisica, dove potevamo far fatica sotto questo aspetto. Nel primo tempo effettivamente un po' di fatica l'abbiamo fatta, un po' meglio nel secondo tempo sotto il profilo di fare quello che di solito facciamo, cercare di giocare un po' di più, però insomma è stata penso una bella partita e penso che sia stata veramente una cornice di pubblico che in questa categoria qua si vede veramente raramente, forse anche in qualche categoria superiore. Si vede raramente, quindi se doveva vincere qualcheduno, penso che domenica i tifosi abbiano vinto nettamente. Anche i fuochi d'artificio prima della partita, Sì, eh? fuochi d'artificio, striscione, è stato veramente bellissimo e sicuramente saranno anche da qui in avanti, penso, una delle nostre armi per riuscire a concludere questo campionato come speriamo tutti che sia.
Tra l'altro, sicuramente quando si viene a Sestri rimane sempre, almeno personalmente, nella testa questo tifo, no? Con tutto rispetto per voi giocatori, ma sicuramente una nota è questo. Cosa dice Leonardo? Posso confermare, sia vedendo quest'anno, ma anche l'anno scorso ero venuto qua da avversario e mi aveva impressionato appunto il seguito che ha Sestri Levante, e dopo appunto averlo visto quest'anno si è riconfermato, se non addirittura forse migliorato, come visto domenica la partita. Sei un nuovo acquisto? Sì, è il primo anno che sono qua. Da dove provieni? Io sono di Gallarate, in provincia di Varese. Beh, allora sei venuto al mare, esatto. Sicuramente va già bene per quello. Benissimo. È vero o no? Ho passato una bella vita. Poi se vincete come state facendo, ancora meglio per l'ambiente di Sestri, per il tuo mister. Tanto meglio, speriamo. Sta andando bene, speriamo continui così. E non dobbiamo mollare, quello, dobbiamo continuare a essere sul pezzo, a impegnarci. Come hai fatto a contattare, insomma, come sei capitato a Sestri Levante? Era in tre anni che giocavo nella stessa squadra, era arrivato il momento di cambiare e ero venuto a sapere che Sestri Levante stava facendo la squadra per provare a giocarsi, diciamo, eccellenza, che avevano questo, diciamo, progetto e che già mi aveva interessato. In più, come abbiamo appena detto, aggiungiamo il mare, bel posto, diciamo che non ci ho pensato due volte, è stata una scelta abbastanza veloce. Ed è tutto confermato, il mare c'era, la squadra forte c'è, insomma, è vero o no? Strasoddisfatto della scelta che ho preso quest'estate. Bene, e invece andiamo in porta con Aaron. Sì. E invece tu eri già a Sestri? O? Io sono già, questa è la terza stagione che sono a Sestri, difatti. Anche se sono foresta anch'io, provengo da Biella, però è la terza stagione che sono qui a Sestri, sono legato ai colori rosso-blu. E vabbè, chiaramente i tifosi sono la parte più importante della società, ci spingono sempre, tutti gli anni, anche l'anno scorso nel momento di difficoltà dei play-out loro sono stati super presenti, ci hanno spinto fino all'ultimo, purtroppo li abbiamo delusi con la retrocessione, però quest'anno si sono riconfermati sempre al nostro fianco, più forti di prima, e ci stanno spingendo. Ci hanno spinti su in vetta, se siamo in vetta è anche grazie alla loro spinta. Oh, poi nello sport succede, bisogna accettare anche la sconfitta e la retrocessione, Alberto. Sì, sì, certo. Dispiace sempre, no? Poi un ambiente forse anche come a Sestri, però da tutte le parti non fa piacere, ma credo che fa parte del gioco. Sì, sicuramente. Il fatto che una piazza come Sestri sia retrocessa l'anno scorso in eccellenza, che penso che sia un campionato bello, però che la società e, come dicevamo, la città e i tifosi forse meritano qualcosa di più. Quindi siamo ripartiti, sono anch'io, quando mi è stato quest'estate prospettata questa cosa, l'ho accettata volentierissimo, perché sapevo, conosco bene la piazza, quindi sapevo che se da una parte ci sono pressioni o ci sono anche tantissime aspettative, dall'altra ti gratifica in pieno. Quindi anche come ha detto Leo, quando mi è stato proposto la cosa non ci ho pensato tanto. Bene, andiamo di nuovo un po' sul campo di bocce. Antonio, raccontaci qualcosa di questa stagione della bocciofila chiavarese, che vedo che state vincendo, è molto positiva. Sì, diciamo che anche noi, come probabilmente loro, ne veniamo da una retrocessione dalla 1 e una non iscrizione, diciamo, al campionato di A2 per scelta della società. Siamo partiti dal campionato di promozione, che forse, come paragonandoci a loro, anche a noi e soprattutto alla società chiavarese, non è proprio un campionato che, diciamo, ci spetta. Stiamo partecipando, lo stiamo facendo bene, come erano le aspettative, perché obiettivamente siamo una squadra che sulla carta abbiamo dei giocatori che sono fuori categoria, quindi per adesso siamo primi, poi fra 20 giorni circa ci saranno le finali a 4 e per la promozione, per tornare in A2 dove, diciamo, compete per la società, e vedremo tra un mese se saremo capaci poi sul campo di dimostrare quello che sulla carta siamo. Siete un po' la Juve delle bocce nostre qua, no? In questo campionato sì,
Sì, ma anche come storia. Come storia, comunque. Come storia assolutamente. Poi sì, succedono anche in questo caso per altri motivi, forse motivi, del Sestri, esatto. Però sì, sì, no, succede anche questo nello sport. Assolutamente, sì, bisogna accettarlo e come. No, no, perché Varese sicuramente ha una storia padre, che ha vinto tanti scudetti, ha vinto rimane ancora adesso, ancora oggi la società che ha vinto 7 scudetti di fila, ha una storia, ha avuto nelle sue fila il giocatore più forte che c'è stato al mondo, quasi sicuramente, perché secondo me sopra Granaglia, quindi parliamo di Nicola Stuola, quindi sì, poi c'è una figura che tra l'altro doveva essere qua, Antonello Solari, che da sempre ha vissuto che sono 30 anni che si è campionato insieme al presidente, esattamente, che sono le due figure storiche, però diciamo che quest'anno è un anno, si spera, di transizione per ritornare a essere un po', perché sia per noi giocatori che per la società potremmo tornare in un campionato che ci compete, non questo qua, con tutto rispetto per chi lo partecipa, però non è un campionato che compete né a noi né alla società. Voi tenete duro tutta la società e la squadra, che poi verranno tempi magari anche migliori dal punto di vista. Siamo rimasti tutti in blocco per quello. Bene. Perché allora, palleggiamo questa sera un po' dalle bocce al calcio, dovremo avere in linea telefonica Marco Firenze, non a caso perché insomma, è un ex giocatore del Sesti Levante, ha fatto molto bene qua, da qua è partito credo, no? Ha girato, è andato nel sud, adesso è centrocampista del Venezia, ha giocato proprio la settimana scorsa con la Virtus Entella e mi sembrava così bello anche mettere insieme queste notizie attraverso Marco. Marco? Ciao, buonasera. Sì, ciao Marco. Allora, intanto grazie di aver risposto a questo invito. Qua, non so se hai capito, forse te l'ho anticipato, ma ti ripeto, è confermata la presenza di mister Alberto Rufo e poi non so se vi conoscete, ma sono qua il portiere del Sestri che ha Ron Confortini e Leonardo Puricelli, poi c'è anche la bocciofila chiavarese. Allora intanto complimenti per tutti questi anni, ti abbiamo lasciato a Sesti Levante un pochino più ragazzino, adesso sei un po' cresciuto. Sì, grazie, saluto lì perché ho avuto il piacere di conoscere quest'estate lì al campo. Ciao Marco. Sì, guarda, è passato qualche anno, ma sono contento e sto andando avanti, quindi dai, spero di cercare di fare ancora meglio, però va bene, sono contento di quello che sto facendo. Vediamo dei tuoi gol, giusto? Non ci vedi da lì, però stiamo vedendo dei tuoi gol, tu ci dici, allora ti ricordiamo a Sestri, poi ci racconti un pochino i passaggi prima di arrivare al Venezia in Serie B appunto di quest'anno. Ma ho girato un po', il Sestri è stato il punto di partenza dopo alcuni errori che avevo fatto nel passato precedente e poi da lì sono ripartito, come hai detto bene tu, e ho girato un po' l'Italia da nord a sud e niente, adesso mi trovo qua, sono contento, è un'esperienza importante per me e sono felice, spero che si concluda nel migliore dei modi quest'annata. Cioè sarà da lottare perché siamo una squadra molto giovane e abbiamo bisogno di fare ancora qualche punto per essere un po' più tranquilli in classifica, però dai, mancano ancora tante partite, quindi sono sicuro che andrà per il meglio. Sì, sicuro. Intanto ti abbiamo visto in campo, poi sostituito, ma con sabato scorso contro la Virtus Entella. E la domanda è d'obbligo un po', come ti sei trovato, come hai visto la squadra chiavarese? Ma l'Entella quest'anno è una squadra molto organizzata, sanno cosa fare, hanno giocatori importanti per la categoria, quindi stanno facendo un campionato secondo me straordinario perché sono dentro i playoff, sono stati secondi per tanto tempo in classifica, quindi sono sicuro che l'Entella quest'anno farà molto bene e sicuramente, anche se probabilmente il loro obiettivo sarà quello di salvarsi tranquillamente, ma con la squadra che hanno e come li ho visti io hanno sicuramente possibilità di ambire alla zona playoff e poi da lì poi vabbè può succedere di tutto. Bene Marco, intanto ti auguriamo una buona stagione al Venezia.
chiaramente quando giochi con l'Entella ti faremo Virtus Entella. Senti, invece, una battuta su Sesti Levanti, sei informato di questo testa a testa con l'Imperia? Visto il risultato della partita di domenica scorsa, è il testo comunque lo tipo ogni domenica da quando sono andato via. Purtroppo non riesco quasi mai a vederla dal vivo perché gli impegni sono simili, nel senso che quando gioco la domenica giocano anche loro, quindi poi non sono mai vicino a casa, quindi difficilmente riesco a essere presente, però tutte le volte che ho potuto, diciamo, ecco, sono andato a seguirli perché, ripeto, sono molto legato ancora al presidente, al direttore, a tutto l'ambiente, quindi io stanno benissimo. In due parole, che sta passando il tempo, che cosa ti porti nel cuore, cosa ti ricordi bene di Sestri? Vabbè, dico, è stata un'esperienza unica, abbiamo formato un gruppo importante con un allenatore importante, si era creata un'atmosfera un attimino pazzesca, e sicuro che se fossi andato avanti anche dopo il playoff avremmo continuato a vincere tutte le partite che ci sarebbero state dopo, perché eravamo veramente uniti ed è stato un grande risultato per Sesti e per la città di Sesti. Bene, Marco, ti faccio salutare da Alberto, il mister di Sestri. Ora dai, cosa dici Alberto a Marco? A Marco gli dico che se vuole tornare a giocare a Sestri va bene. E poi ci vediamo al campo. Assolutamente. Va bene, Marco. Grazie e in bocca al lupo per tutto, eh. Ok, ciao, grazie. Bene, mi sembra bello, ogni tanto cerchiamo di farlo se c'è qualche così ragazzo di sport diversi che insomma sono stati dalle nostre parti e magari sono in giro. Ritorniamo un pochino a Matteo. Ma tu, oltre alle bocce, segui il calcio, c'hai una squadra che tifi, parla un po' di te, cosa fai durante la giornata oltre che a giocare a bocce? Allora, se ci sono delle partite di calcio me le guardo e tifo Genoa e Napoli. Però. E poi che... E poi la squadra qua locale? È il Genoa. Il Genoa. E allora c'hai da soffrire, mi sembra. Invece il Napoli un po' meno. Come mai Napoli? Perché mi ha convinto la squadra che... No, non è per il giocatore. Ah, chi ti ha convinto? No, vabbè, papà, poi non dirgli di non tu suggerirti, che va bene. Che mi piaceva da come giocava l'anno scorso e quindi ho voluto tifare questa squadra. Quest'anno invece, insomma, Ancelotti, poi adesso c'è Gattuso, cosa dici di questi cambi di allenatore? Ma per me era meglio che stava Ancelotti nel Napoli, che aveva un po' più di grinta, che sapeva fare. Ora con Gattuso non ci abbiamo più tante speranze, perché non è che sia... Non ti piace, via. No. Però era un grande giocatore. Sì. Ma lui era, ma Ancelotti sono due grandi, sì. Però sono forse in panchina un po' diversi, Alberto, no? Sì, sono diversi. Ha fatto Ancelotti qualcosa di straordinario, Gattuso... È un po' più giovane, no? Certo. Un po' più giovane. Ecco, bene. E io invece ti volevo far dire, tra l'Entella, il Sestri, il Rappallo, che ne so, c'hai una squadra qua locale? Sotto il Genoa, via. No. No, dopo il Genoa c'è la Bocciofila Chiavarese. E poi, dimmi un po', a scuola? Non giocherai? Studierai? C'hai il tempo di studiare, sì? Sì, c'ho il tempo. Cosa fai? 8 anni, cosa si fa? Che classe fai? Terza. Terza elementare. Sì. E che materia ti piace di più? Geografia, storia e italiano. E quella di meno, proprio che dici, stamattina c'è? Religione. Religione. E come mai?
perché non mi convince tanto della materia. Non ti convince? E chi è che fa la religione? Una nostra che si chiama Marina. Dillo un po' alla Marina che ti convinca. In genere religione è più semplice, non danno dei voti che poi insomma... No, per me quello più semplice sarebbe inglese. Inglese. Eh beh, però fai già inglese, in terza. Sì. Bene. Va bene. Antonio, c'hai il tuo da fare, eh? Full time, 24 ore su 24, così, quindi, per fortuna, perché certo, è sveglio, certo, però certo. Ha già il suo bel caratterino, e difatti lo dimostra anche quando va sui campi, perché anche ma nello ti sport... piace più bocciare? Com'è lì? Come si chiama tutti quei ruoli? Allora, quello che va a punto si chiama acquistatore, e quello che boccia si dice bocciatore. E tu sei più bravo, ti piace di più che cosa? Bocciare. Bocciare. Poi ci sono quelli che bocciano che girano veloci. Fanno la staffetta, è progressivo, fa le cose. Fai anche quello? No, per adesso no, quello. Adesso. No, però potrei farlo. Potresti farlo. Quando il fisico permetterà un pochettino di più, sì, adesso sei un po' piccolino. Allora, mi dicono dalla regia che c'è un'altra telefonata, che questa è per voi, anche per te Matteo, non so se conosci, per te potrebbe essere il nonno, dai. In campo. Bravo, Nicola Sturla. Nicola. Sì, ciao Roberto. Ciao, ciao Nicola. Allora, un campionissimo delle bocce, eh? Il campionissimo. Qua siamo qua con la famiglia Ravera, che c'hai già Matteo, che è un campionissimo da 8 anni qua, mi sembra. Come? Siamo con Matteo e Antonio Ravera della Bocciofila Chiavarese. Ah sì, lo conosco bene a Antonio. Ciao Nicola. Ciao Antonio. Allora, cosa dici di queste bocce, Nicola? Come si sta dopo una carriera come la tua? Stare sto abbastanza bene, però gli anni ci sono, ecco. Ah vabbè, guarda, intanto ti vediamo bocciare, fai conto. Come? Ti vediamo giocare. Ah sì, ma io ci vado quasi tutti i giorni a fare una partita lì alla Bocciofila Chiavarese. Mi tengo in movimento. Bene, è uno dei pochi sport che si può giocare, giusto? Sì, importante che tengano le gambe e cosa. Senti un po', vogliamo ricordare quello che hai vinto, perché forse qualcuno ce lo siamo anche passa via poi. Ricorda un po'. Guarda, io cominciamo dai tornei internazionali. Dunque, io ho vinto 10 campionati del mondo. Poi a livello internazionale abbiamo vinto 9 campionati d'Europa per il club, cioè quello che sarebbe adesso la Champions League del calcio. Pronto? Sì, ti ascoltiamo, guarda. Ecco, e dunque a livello internazionale sono quelli lì che vi ho detto, 10 campionati del mondo e 9 campionati d'Europa per club. Poi a livello nazionale, che è abbastanza difficile, perché l'Italia è una delle squadre più forti che ci siano al mondo, quindi è difficile vincere anche in Italia, ecco, soprattutto in Italia. Guarda, io ho vinto 8 campionati italiani individuali, 2 campionati italiani a coppie, 9 campionati italiani a quadrette e ho vinto 23 campionati italiani di società. E poi ancora ho vinto 7 Coppe Italia. Guarda, mi verrebbe da venire a fare 2 foto, 2 immagini a casa tua con tutte le coppe che avrai. Un po' ce n'ho, sì, ma poi le coppe normalmente andavano alle società. Ah vabbè,
Quello hai ragione, però dai Nicola, complimenti a sentire questi nomi, Alberto. Certo. È stato, io come ti dicevo prima, quando lo giocavo già ai tempi, quando ero un bambino, io si parlava già di lui quando andavamo a giocare, che era già un mito per questo sport. Assolutamente. Guarda Nicola, ti lasciamo perché poi qua bisogna che vieni un giorno qua che in presenza. Facciamo così, vuoi dare un consiglio? Qua abbiamo Matteo che è giovane, ma direi che tu puoi anche dare un consiglio a tutti quelli che fanno sport indipendentemente dalle bocce. Cosa diresti a un giovane? Guarda, ci vuole l'impegno, la serietà e la costanza di poterti... Cioè, io quando giocavo, io ho lavorato per 35 anni nel banco di Chiavari e alla sera quando uscivo dalla banca prendevo la boccia, andavo sulla bocciofila e mi allenavo. E sì. Quindi oltretutto io devo anche ringraziare il banco di Chiavari che dopo che ho vinto il primo mondiale del 68 poi mi ha dato tutti i permessi per le convocazioni della nazionale. Bene, bene, bene. Sì, sì. E io praticamente nel mio periodo, un po' tutti quelli che fanno, io per 5 giorni lavoravo in banca e al sabato e la domenica si prendevo le bocce e andavamo a giocare in giro per l'Italia oppure a livello internazionale. Bene, Nicola, abbiamo capito benissimo. Guarda, grande, sei un grande. Ci salutiamo, ti saluta Matteo Antonio Ravera, tutti gli sportivi che ti stanno ascoltando, sicuramente sono molto felici di averti ascoltato, ci metteremo d'accordo per una tua presenza qua, ok? Va bene. Ok, ciao, okay. Grazie, ciao, saluti. Roberto, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bene, no, tutti quei titoli, cosa dite? Sentire, lo conoscevate? No. Sinceramente no. Ha tirato tanti... è vero Leonardo? Non conoscendo noi, però sentendo adesso deve essere stato un grande delle bocce, grandissimo. Un grande. Allora, abbiamo il servizio che arriva dalla Virtus Entella, realizzato da Nicolò Pagliettini, come al solito al giovedì. Ha intervistato Claudio Morra, un attaccante che è qua dalla Provercelli da quest'anno. Sto facendo bene, andiamo a vedere qualche sua notizia, intanto è intervista fresca di giornata, perciò vediamo questa preparazione anche in vista della partita di sabato prossimo che la Virtus Entella giocherà col Benevento che è prima della classe, perciò sicuramente sarà una bellissima partita. È entrato molto bene in casa contro il Pescara, poi la maglia da titolare a Venezia, una buona partita a servizio della squadra. Sì, sono molto contento di come sono andato, adesso dobbiamo pensare alla prossima, al Benevento, che siamo molto concentrati e dobbiamo dare tutto. Arriva la prima della classe, sono gare che si dicono si preparino da sole, poi in realtà c'è tanto dietro e tanto lavoro. No, sicuramente dobbiamo lavorare tanto perché loro sono fortissimi, stanno dimostrando, ma noi stiamo andando forte questa settimana, siamo concentrati e vogliamo far bene. È stata una prima parte di stagione magari un po' particolare, hai trovato il gol contro l'Empoli, che seconda parte di campionato sarà per Claudio Morra? Sicuramente una seconda parte dove ho voglia di far bene e di dimostrare, poi sicuramente ho voglia di aiutare la squadra perché abbiamo un obiettivo e dobbiamo andare tutti forte per raggiungerlo. Adesso 2 gare consecutive in casa contro 2 avversari forti, ma qui al Comunale avete dimostrato di veramente mettere in difficoltà chiunque. Sì, non è facile venire qua, noi sicuramente daremo tutto e vogliamo avere risultati positivi, poi sicuramente daremo tutto e vediamo come va. Bene, allora questo era Claudio Morra. Alberto, non trascurerei nella tua carriera tutti gli anni giocati a Chiavari appunto con la Virtus Entella? Sì, certo, ho giocato parecchi anni, sono stato 10 anni a Chiavari, quindi sicuramente mi piace andare a vedere, spesso quando posso vado a vederla. Se riesco anche qualche volta vado a vedere allenamenti come faccio con tante altre società e penso che come diceva prima possa fare bene, come diceva Marco, secondo me può fare di più che salvarsi quest'anno, quindi sono convinto che insomma, se proseguo per questa strada qua
possa arrivare ai play-out. Anche con gli ultimi ritocchi qua sembra una squadra compatta in tutti i reparti, no? Sì, sì, è stato fatto un buonissimo mercato di riparazione, come si suol dire. Adesso penso che sia competitiva in tutti i reparti, in tutti i ruoli. Hanno una rosa ampia con tutti i giocatori di valore. Bene, allora appuntamento per l'Antella è sabato alle 15 col Benevento. Sia Aaron che Leonardo, quando eravate come Matteo che ha 8 anni, voi cosa giocavate già? Avevate già iniziato? Cosa pensavate di fare? Giocavamo già per me, per quanto riguarda me giocavo già a pallone, penso anche stessa per quanto riguarda esatto. Leonardo, giocavamo già a pallone, che è lo sport direi più praticato tra i ragazzini. Molto bello vedere un bambino piccolo come lui, comunque di 8 anni, praticare uno sport come le bocce, che solitamente si vede giocare da persone più avanti con l'età. Vedere dei bambini approcciare uno sport del genere è molto piacevole. E a 8 anni noi giocavamo a calcio tutti e due, e penso che entrambi avevamo l'obiettivo di arrivare più in alto possibile nel calcio, sognando. I nostri sogni erano quelli di arrivare in società di Serie A, di Serie B, e ora tuttora ci stiamo provando, passando dal campo, cercando di arrivare più in alto possibile. Aaron, te poi anche il ruolo di portiere, poi quando ti è nata, magari non so se hai iniziato pensando che farai il portiere. Io ho iniziato subito da portiere, sì, subito come portiere, fin da piccolo. Sempre piaciuto come ruolo, principalmente prima come per gli allenamenti, perché sono gli allenamenti più divertenti, poi quando si è piccoli. Crescendo poi ho capito anche la responsabilità che portava questo ruolo, però è comunque un ruolo molto particolare che chi lo pratica ritiene di essere più bello nel gioco del calcio. Non è per tutti, chiaramente non è per tutti, certo. Molto particolare, carico di responsabilità. Sicuramente mentre sono nell'ora a centrocampo, insomma in altri ruoli, può passare là o hai subito il momento per recuperarlo, in porta se fai un errore ti rimane per non lo so quanto. Rimane. È vero o no? Rimane decisamente. Come nello stesso tempo, non so, una bella parata, non so, tipo uno paro rigore, credo che sia in positivo anche, no? Sì, è in positivo, anche se posso dire che risaltano molto di più gli errori di portiere anche. Assolutamente, che le hai ragione. Parate. E bisogna avere carattere forte. È il bello e il brutto del ruolo, è quello, diciamo. Sì. È bravo chi riesce a superare subito l'errore, e a superare subito l'errore e anche a superare la bella parata per farne subito un'altra dopo. È inutile fare una bella parata e poi fare un errore. È bravo chi è costante, come diceva anche il buon signor Sturla, la costanza negli allenamenti e la costanza nelle partite di rendimento. Hai un modello di portiere nella tua carriera? Se ho avuto, per i nomi conosciuti che li conosciamo. Ho avuto un idolo sicuramente, che è Casillas, portiere spagnolo. Più anche per l'altezza, io non sono altissimo, lui non era molto alto tra i giganti dei portieri, e comunque per tutto quello che ha vinto, avendo esordito 18 anni al Real Madrid, avendo giocato sempre al Real Madrid. In Italia, e poi chiaramente in Italia, vabbè, Buffon è il massimo, è sicuramente il portiere più forte della storia del calcio. Il mio idolo era Casillas, ma Buffon assolutamente è il migliore, tuttora a 40 e passa anni è il migliore che ci sia in circolazione. E invece Leonardo, la piccolina che tu... La piccolina, come ha detto benissimo Aaron prima, già alla sua età giocavo già a calcio ed era un divertimento, sia quando mi allenavo che magari a scuola. Il primo allenatore, te lo ricordi? Me lo ricordo, sì, me lo ricordo bene, perché giocavo vicino a casa ovviamente, lì a Gallarate. Tuttora se lo vedo lo considero un amico, quindi col calcio si stavano bellissimi rapporti con gli allenatori, con i compagni. E soprattutto crescendo anche conosci persone di varie parti, di varie zone d'Italia, quindi davvero ti fai esperienze spettacolari. E oltre al calcio state pensando, state studiando, avete da grandi cosa farete? Io sto studiando, sto frequentando il secondo anno di università, quindi sto pensando anche... Cosa fai in università? Economia a Milano. Bene, e Aaron? Io attualmente sto lavorando per tenermi impegnato durante le mattine, per garantirmi comunque un futuro al di fuori del calcio.
credo che bravi, perché bisogna far così, no Alberto? Qua abbiamo papà anche. Un flash, perché mi colpiva prima che, vi ho detto che lo tiro fuori, ma così in amicizia, che davate da lei ad Alberto, no? Ecco, questo rapporto di giocatore-allenatore. Leonardo? Come tu adesso mi hai chiesto il primo mister, io tuttora se dovessi vedere in giro il primo mister che ho avuto lì dare del lei, è proprio un'abitudine, un principio forse che reputo giusto. Come forma di rispetto, poi non è esatto, che uno esatto. Se dà del tuo è sbagliato. No, certo, però mi come colpiva forma di questo tra giovani, una anche forma tu. Una forma di rispetto si fa anche a capire quali sono i ruoli ben precisi all'interno sia dello spogliatoio, in campo, c'è sempre da portare di rispetto alle figure che ti stanno comunque sopra, come può essere l'allenatore, quello del direttore, dei dirigenti, tutto lo staff. Quindi dare del lei è una forma di rispetto, cioè, che purtroppo è un po' in disuso. Poi non vuol dire non avere il rapporto buono. No, assolutamente. Si può, come dice Leonardo, ma anch'io con i vecchi allenatori possono essere anche i tuoi magari vicini di casa, però chiamarlo mister, dargli del lei è una forma di rispetto. Il mister è un'istituzione per tutti noi che giochiamo negli sport in generale, non solo nel calcio. Bene, e su questo il mister cosa dice? Sì. Il mister dà del tuo, dà del tuo il mister a tutti, sì, no? Sì. Ragazzi, sì, dà del tuo, comunque come dito loro, anch'io i miei ex mister ancora ad oggi, pur avendo un rapporto magari con alcuni abbastanza importante, gli do del lei. Il mister è un po' come la maestra, come la professoressa, quelli che quando sei giocatore e vedi questa figura che comunque ti insegna a fare qualcosa come le maestre o le professoresse. Su questo sarebbe bello andare avanti, sarebbe un tema che sarebbe bello sviluppare, perché qua col tu a tutti poi alla fine non c'è, insomma, comunque sono temi anche da parlare, certo. Magari modo fuori dallo sport. Lo sport aiuto, sì, fuori dallo sport, al di là dello sport. Sì, c'è certo. Sull'educazione che lo sport decisamente aiuta a seguire il modello di educazione. Assolutamente. Allora, siamo quasi in chiusura, Antonio. Avete il derby con la Calvarese, dicevi, esatto. Appuntamento? Un testa a coda. Testa a coda. Sabato pomeriggio alle 2:30. Dove? Qui, qua. Sì, qua. Alla Bocciofila Chiavarese. Incontro che in teoria, cioè in pratica vincendolo ci permette di proiettarci poi alle finali che saranno poi il 22-23 marzo, saltando tutte le fasi dei vari spareggi, quindi, andando direttamente lì. Matteo, vogliamo salutare i tuoi amici della tua classe, non so, gli amici che giochi insieme alle bocce. Facciamo un saluto? Cosa dici? Allora, i bambini che sono con me agli allenamenti si chiamano Andrea, Gabriele, Alessia, Martina, Giacomo, Pietro e tutti gli altri, vabbè. Io non volevo farti dire tutti i nomi, perché poverino, se ti dimentichi uno giustifichiamo noi grandi. Io volevo farti fare un saluto generico, no, perché sennò ci si può dimenticare. In tutto siamo 9 bambini. 9 bambini, bene. Salutiamo anche quelli della classe, no, quei nomi, ma della classe come si chiama? Terza C. Delle scuole? Santa. Nozzarego Basso. Nozzarego Basso. Santa Margherita Ligure. Bene, allora salutiamo Santa Margherita Ligure. Esatto. Antonio, grazie per questa vostra visita. Salutiamo tutto il mondo delle bocce, Bocciofile Chiavarese in questo caso, grazie. Caldera. Assolutamente, grazie. E da Sestri, allora, domenica Campo Morone, Alberto. Sì, andiamo a Campo Morone, partita non facile, però nella situazione in cui siamo dobbiamo sempre cercare di fare il massimo, perché non, come dico sempre anche a loro, è bello essere primi in classifica, però di contro bisogna sempre cercare di fare il massimo. Questa Imperia non molla un secondo, mi sembra. No, non molla, infatti abbiamo pareggiato, ne veniva da 7 vittorie consecutive, quindi vuol dire che anche lei nel mercato di dicembre ha messo qualche tassello importante.
questa è la dimostrazione che sicuramente vogliono fare bene. Poi conosco bene l'allenatore, che è stato mio compagno di squadra nella Sampdoria. Quindi Volpe, sono, no? Alessandro, Alessandro Volpe. Lupe. Lupo. 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 Sì, un altro animale. Mi veniva in mente Volpe di Chiave. Sì, Lupo. E quindi so che parlando con lui la città ci tiene moltissimo a questo campionato, quindi sarà una bella lotta fino alla fine. Bene, salutiamo allora tutto lo spogliatoio, sia il portiere, difensore, tutti gli attaccanti. Insomma, deve essere un bel impegno avere sempre, insomma, questo, poi tutta la società e l'impegno di Stefano Risaliti, presidente, che insomma l'anno scorso aveva detto subito appena retrocesso cercherò di portare la squadra il sesti su, e vedo che in effetti che non è semplice nello sport, specialmente nel calcio, perciò capacità e anche insomma questa voglia che ci tiene. Vabbè, il presidente è fondamentale in questa, situazione, quindi l'impegno che si è assunto, speriamo di essere in grado di farglielo percorrere nel modo giusto. Bene, allora un saluto alla difesa del Sesti Levante, Aaron Confortini e Leonardo Puricelli, salutiamo sì, Alberto Ruvo, grazie. Allenatore. Bocciofila già salutata, sia Matteo Cantonio. Per noi è tutto, saluto e ringrazio Giovanni Castello e Stefano Noio in regia. L'appuntamento per Sport Tigullio è a giovedì prossimo. Arrivederci e buona serata a tutti.